First lesson of saxophone repair. My sponsored from Raffaele Inghilterra, 40 euro. Salve. Ok, c'è tutto. Allora, spesso capita che il sassofono tancade e il tubo si piega senza una regola, ovviamente. Potrebbe sembrare complicato, ma spesso non lo è. È un intervento abbastanza semplice, in molti casi, o comunque nei casi meno gravi. Teniamo presente che il sassofono ha un punto di ancoraggio che è questa, che è l'anello, ok? Solitamente il sax si piega dall'anello alla boccola di tenuta del collo, ok? Di solito l'arco è nella parte che si forma nella piegatura, è nella parte più alta, o comunque nella parte che va dall'anello alla flange, ok? Allora, il primo controllo che facciamo è quello dell'entità del danno, ok? Io ho costruito uno strumento, una dima, che ha degli aghi allineati che consentono di entrare, non essendo una superficie completamente piana, altrimenti era impossibile, sul sax, e quindi si va a valutare l'entità della piegatura, ok? Ovviamente dall'aria che rimane nell'ultima, dall'allineamento dei chiodi, si vede esattamente dove è la piegatura. Se non ci sono le aste piegate, si può fare un intervento a sax montato, ok? Completamente a sax montato. Se ci sono anche se misuriamo bene, ci sono dei camini leggermente ovalizzati, con questa operazione molto spesso è possibile che tutto torni a posto, a condizione che noi facciamo a ritroso quello che è accaduto durante il danno. Cioè, quindi il sax è caduto e ha piegato il sassofono in un certo senso. Se noi riusciamo a essere molto precisi e a rifare la piegatura in senso contrario, il sax torna completamente a posto, ok? Allora, abbiamo fatto una verifica strumentale con la dima, ok? Poi ne facciamo una anche visiva, guardando esattamente il sassofono all'interno e affilando con l'occhio il tubo del sax, si riesce a intuire e a vedere la piegatura. Un particolare, attenzione, naturalmente i sassofoni, e questa è una condizione che Selmer stava rivedendo negli ultimi modelli, sono leggermente piegati in avanti, causa l'estrusione dei fori. Quando viene fatta l'estrusione dei fori, il sax tende leggermente a essere piegato in avanti, quindi una piccola piegatura in tal senso è normale in qualsiasi sassofono, ok? Quindi, allineando il sax, vedendo perfettamente dove sta la piegatura, dobbiamo segnare con un pennarello, ok, dove dovremmo spingere con un utensile che vi faccio vedere. Dovremmo spingere dalla parte opposta della piegatura per poter riportare alla condizione originale il tubo. Questa è un'operazione molto, molto, molto importante, perché più siamo precisi in questa operazione, cioè la precisione di questa operazione determinerà la riuscita del lavoro. Quindi, la parte più dell'arco che è più in avanti va segnata. Ok? Dobbiamo segnarla. Poi prendiamo un utensile che prevede una boccola che avrà lo stesso diametro del vostro collo, ok? E la inseriamo nel sax e si chiude la vite. In certi sax, magari vintage, bisogna fare anche un po' leggermente una legatura di filo un po' importante per non compromettere la boccola, ma a volte non è necessaria. Quassù in alto può capitare, raramente, però è capitato anche che si dissaldi la boccola durante questa operazione, ma ripeto, molto raramente è capitato.
Allora, questa boccola, questa chiave che ha un piede praticamente, che imita un po' il collo, ok? Si direziona esattamente dove abbiamo segnato, dove è la piegatura e vogliamo che il sassofono torni indietro da come era stato piegato, dal verso opposto, ok? Spero di essere chiaro. E appare in questo modo. Quindi, andando su una superficie tipo una morsa di questo tipo, sbattendo, ora non lo faccio per ovvi motivi, ma sbattendo leggermente e tenendo la mano dal punto dell'anello indietro, si va a fare questa operazione, ok? Con questa operazione, a volte servono una o due percussioni, ok? Si ritoglie il nostro utensile, si rifà nuovamente la verifica. Se riusciamo a toglierlo, vi faccio vedere. A volte non è semplice. Ah, questo deve essere molto preciso, eh? Non deve essere lasco, non deve essere, deve starci molto preciso perché altrimenti vi ovalizzerà la boccola, poi dopo diventa un problema per il collo. Invece, se è molto, se è perfetta, dello stesso diametro, chiudendo la vite. Non succederà niente alla vostra boccola, assolutamente. A quel punto si va a rifare la verifica nelle tre parti possibili per vedere se ci sono piegature. Ok? La prima si porta a posto la parte centrale, poi se ci sono le laterali, quelle si fanno in un secondo momento. Ok? Quindi prima si fa la parte centrale, poi si provano le laterali o i vari versi. Se c'è ancora delle storture, si rifà il puntino sulla struttura e si ripete sostanzialmente l'operazione. Allora, vi posso garantire che con un po' di pratica a volte si risolve il problema senza dover nemmeno toccare i tamponi, però a patto di essere precisissimi nel lavoro di preparazione. Cioè, se si riesce a essere perfettamente precisi di rifare l'operazione di rientro del sax per come è uscito nell'incidente che ha subito, spesso l'intervento si conclude lì, se non poi rifatti i controlli del caso. Il sax viene ricontrollato comunque tutto, a volte ci sono piccoli giochi di meccanica che vengono regolati, ma sostanzialmente l'operazione è questa. Nei casi in cui la piegatura sia veramente eccessiva, con delle pieghe proprio importanti sul metallo, allora lì dobbiamo smontare il sax, è un'operazione di tipo diverso. Ma per il 90% dei casi il problema è di natura che si può risolvere in questo modo. Grazie per l'attenzione, a risentirci alla prossima.